è un filmato. Credo che sia la più anziana del Lazio, Giudelli. Siamo felici di poter partecipare a questo evento. Certo. Lei che è la... Io sono la figlia. La figlia? Sì, l'unica è figlia, fidesima la figlia. Ma è solo la figlia unica, figlia. Ma è un onore pure della struttura, Sì. Oggi che trattate bene. Sto fa io. Allora, Aldo Giacobbe. Giacobbe. L'anno scorso siamo rivenuti, poi riveniamo l'anno prossimo. L'anno prossimo riveniamo a festeggiare Giacobbe. Questa però diciamo è pure un po' un complimento alla struttura, lo li tenete bene. Va bene? È alto. Allora, io porto il saluto dell'amministrazione comunale tutta, perché per noi è un onore avere il cittadino più anziano di Santa Marinella, e non solo di Santa Marinella, ma credo che sarà il cittadino più anziano della provincia di Roma. E per noi è un onore avere questo primato, soprattutto avere i cittadini che sono, voglio dire, in salute, diciamo, ancora a quest'età, e quindi facciamo le felicitazioni a lui, alla figlia, e soprattutto un ringraziamento alla struttura che oggi ci ospita, va bene? Questa chiediamo alla figlia, a chi la diamo? Grazie. E quindi speriamo di ritornare qui l'anno prossimo per 109, va bene? 109 l'anno prossimo. Allora, secolo 900, è nato durante la prima guerra mondiale, ha fatto la seconda guerra mondiale, è stato prigioniero in Germania e adesso vive, insomma, serenamente, devo dire, in questa struttura, accudito con amore, devo dire, da tutti quanti, è un po' la mascotte quasi di questa struttura. E quindi ringraziamo tutti per essere così ben voluti e amati, vero? E amati.